Thank you.
Palagiano, accompagnata dal gruppo folcloristico Città di Palagianello. Antonio Tarasco, che nonostante le ristrettezze economiche ha contribuito alla realizzazione della nostra manifestazione e ha fatto sì che noi fossimo qui presenti per il primo anno a portare in questa piazza il Festival Internazionale del Folklore. E a lui passo la parola per un saluto. Grazie. Grazie a voi. Saluto cordialmente tutti i cittadini di Palagiano, un affettuoso benvenuto ai rappresentanti dei comuni vicini di Palagianello, rappresentato dal sindaco e presente anche l'amministrazione nella persona di Marco Natale, consigliere delegato all'agricoltura, e tutti provenienti, tutti i cittadini anche dei paesi vicini e dei paesi esteri, la Russia, Brasile, Colombia. E a loro che rivolgiamo un caloroso benvenuto, un abbraccio affettuoso nel nome della solidarietà. È qui presente anche il sindaco di Palagianello, Michele La Balestra. Cedo anche a lei la parola per un saluto. Sì, grazie, buonasera a tutti. A nome dell'amministrazione comunale che ospita da 8 anni il Festival Internazionale del Folklore, ringrazio il sindaco Tarasco e tutta l'amministrazione di Palagiano, la città di Palagiano che ha voluto accogliere questo evento internazionale. Non è, come dire, il momento di rispondere a delle polemiche, perché sicuramente avremo modo, ma investire nella cultura e soprattutto in un evento internazionale credo che per ogni comunità rappresenti lo sviluppo socio-economico di quello che si va ad affrontare. Quindi noi siamo convinti che il Festival Internazionale del Folklore sia attrazione per tutti, soprattutto per i turisti. Abbiamo consolidato un rapporto con Castellaneta, che a differenza di Palagiano questa sera noi apriamo ufficialmente il Festival Internazionale del Folklore. Quindi l'investimento che ha voluto fare l'amministrazione comunale è stato nella direzione di dare un senso a quel contributo donato al gruppo folcloristico Città di Palagianello, che, attenzione, è un gruppo di interesse nazionale riconosciuto dal Presidente della Repubblica e dal Ministero dei Beni Culturali e dello Spettacolo. Consentitemi soltanto brevemente, perché come presidente del gruppo folcloristico di Palagianello sin dal 1982 abbiamo seguito un percorso che è un percorso di crescita, non è un percorso che ci lega allo spettacolo soltanto, ma ci lega davvero al recupero e alla valorizzazione delle radici culturali. Voi vi accorgerete dai balli e dalle danze che noi presentiamo che vanno a riscoprire antichi mestieri, antiche tradizioni. Con la consueta cerimonia di apertura cedo la parola al sindaco Tarasco per l'apertura ufficiale. In nome dell'amicizia, in nome della coesione, della solidarietà internazionale, dichiaro ufficialmente aperta l'edizione 2013 del Festival Internazionale del Folklore Terra delle Gravine.
volontà di congedare i gruppi e iniziare lo spettacolo, cantiamo tutti insieme l'inno ufficiale del folklore. Alziamo tutti quanti le mani. La la la. Ringrazio il sindaco di Palagiano, il sindaco di Palagianello, il presidente del gruppo.